Salve a tutti, siamo in compagnia di Sua Eccellenza Santo Marciano, che è l'ordinario militare per l'Italia, e siamo qui in occasione della festività di San Giovanni da Capestrano, figura importante anche per la storia ungherese. Vuole dirci qualcosa in merito di questa figura per la storia ungherese, per gli ungheresi? San Giovanni da Capestrano io non lo collocherei in Ungheria, anche se la sua presenza è stata determinante per certi versi. Lo considererei e lo considero una figura poliedrica. San Giovanni da Capestrano è un uomo di Dio ed è un uomo del sociale. Mi verrebbe di definirlo un cittadino cristiano. Un cittadino ha compreso l'uomo e ha lottato, tra virgolette, perché l'uomo venisse riconosciuto nella sua identità di persona umana e nella sua dignità di figlio di Dio, riconoscendogli la sacralità della propria vita, della propria esistenza. E non vorrebbe essere, non vuole essere retorica quello che dico, però già a quei tempi c'era una persecuzione, potremmo dire, da una parte ideologica, dall'altra che puntava i poveri e sui poveri e li angariava. Penso alla lotta contro l'usura. La questione ebraica la vorrei tralasciare. San Giovanni da Capestrano è un uomo dunque che lotta perché vede la socialità come una realtà dove la cittadinanza deve avere la possibilità di esprimersi e nello stesso tempo di esprimere la propria maturità. Direi che in questo senso ha collaborato perché si creasse quella idea di popolo che è fondamentale per un territorio e quindi è fondamentale per una cultura, è fondamentale per una civiltà. Quindi dal popolo alla civiltà, la civiltà che un popolo incarna. E poi è un uomo di Dio. San Giovanni da Capestrano è uno che ha preso sul serio il Vangelo. E dire Vangelo è dire pace. Ha lottato per la pace, ha lottato perché oggi diremmo le radici dell'Europa venissero in qualche modo custodite, tutelate, riconosciute. Un uomo di Dio, perché da mondano ha incontrato Gesù, ha fatto la scelta del Vangelo radicale. Questo ci tengo a sottolinearlo perché San Giovanni da Capestrano si lascia convertire il cuore proprio perché riesce a comprendere il limite di un mondo che si vuole emancipare da Dio e vuole emarginare Dio. E questo lo fa con estrema convinzione. E per questo diventa punto di riferimento. Tutto ciò che è, tutto ciò che fa ha il sapore di Dio, ha il sapore del Vangelo. Certo, è un santo che va inquadrato in quel periodo storico e la storia di allora non va letta con gli occhi di oggi, perché si potrebbero trovare anche delle contraddizioni. Sappiamo che la Chiesa in quest'ultimo periodo storico ha chiesto anche perdono per certe incongruenze che si sono verificate, però resta la santità di questo uomo di Dio che ha da dire oggi, in questo nostro mondo, tanto è attuale il messaggio e la persona di San Giovanni. Oggi 23 ottobre, quindi festa liturgica di San Giovanni da Capestrano, 23 ottobre anche festa nazionale in Ungheria, sono proprio oggi 60 anni dalla rivoluzione ungherese contro i sovietici nel 1956, e per l'occasione un gruppo di ragazzi è venuto qui dall'Università dell'Educazione Fisica di Budapest proprio per ricordare questo evento, scegliendo questa tappa, appunto questa Roma Capestrano, in ricordo di questo evento. Un messaggio a questi ragazzi. Ragazzi, credete nella pace, credete nella possibilità di vivere relazioni civili,
credete in San Giovanni da Capestrano, che è il vostro patrono e che vi indica la strada della umanità. Ragazzi, è un tempo in cui l'umano viene posposto, cioè l'umano non viene più considerato per la dignità che ha. Ci sono altri valori, oggi si parla di transumanesimo. Guardatevi bene da queste filosofie, riconsiderate l'uomo in tutta la sua bellezza, in tutti i valori che porta dentro. L'uomo è buono perché viene dal buono che è Gesù. E allora io mi auguro che voi possiate essere i profeti, ma i costruttori di un mondo nuovo, di una nuova società. E allora grazie per questa vostra disponibilità, grazie perché siete giovani, grazie per quello che da giovani oggi farete per costruire il vostro e il nostro futuro. Eccellenza, grazie per la disponibilità. Grazie a voi.